Devo confessare una cosa, insomma, il mio, diciamo, gusto musicale, anche le mie abitudini di frequentazioni musicali, col tempo sono sempre andate avanti e oggi mi dico che il mio compositore preferito è Mahler, domani dico che è Bruckner, poi dico che è Wagner, però dentro di me dico, però ogni tanto voglio sentire la Traviata. E adesso lo posso dire anche apertamente, perché Toscanini la pensava lo stesso, e la dimostrazione è quella che abbiamo ascoltato. Grazie. Bene.